Bentornati amici, noi abbiamo ricevuto tante domande sulle puntate dell'elettrofisiologia e della ritmologia che abbiamo fatto nelle scorse settimane e tra queste c'è una domanda interessante che poniamo al dottor Santamaria. Un nostro amico ci chiede: che cos'è un defibrillatore automatico impiantabile? Dottor Santamaria, bentornato qui nei nostri studi. Salve a tutti. Di che cosa parliamo? Il nostro amico che cosa ci chiede? Sì, è un argomento abbastanza ampio che cercherò di sintetizzare. Il defibrillatore automatico impiantabile è un dispositivo in grado di erogare una terapia elettrica che appunto si chiama defibrillazione, uno shock elettrico, ma anche terapie leggermente diverse che si chiamano terapie pain free, in quanto lo shock elettrico è doloroso, ma noi possiamo sbloccare delle aritmie anche attraverso delle raffiche di impulsi con una tecnica che si chiama anti-tachycardia pacing. E quindi è un dispositivo che è in grado di interrompere delle tachiaritmie ventricolari, che sono aritmie pericolose, minacciose per la vita e che sono le aritmie che causano la gran parte dei casi di morte cardiaca improvvisa. Ed è legata nella stragrande maggioranza dei casi ad una fibrillazione ventricolare o una tachiaritmia, una tachicardia ventricolare senza polso. Questo tipo di aritmie comportano un'attivazione elettrica completamente caotica del ventricolo che non si traduce in una funzione meccanica adeguata, per cui il paziente, pur avendo un'attività elettrica, è in arresto cardiaco, cardiocircolatorio, perché il cuore meccanicamente è fermo. È una condizione che, se non trattata in tempi brevissimi, purtroppo è fatale. O se si è fortunati nel sopravvivere, può lasciare degli esiti neurologici importanti, perché c'è una sofferenza ovviamente del cervello, che è un organo nobile che non è stato perfuso per molto tempo. Quindi la morte improvvisa è quasi sempre legata ad un'aritmia ventricolare maligna. Le cause più importanti di queste aritmie ventricolari maligne, quindi morte improvvisa tachiaritmica, sono la cardiopatia ischemica, la malattia cardiaca più comune, quindi l'infarto del miocardio o la malattia ischemica cronica, una condizione clinica che si chiama scompenso cardiaco sistolico, perché è stato verificato che quando la funzione sistolica del ventricolo sinistro scende al di sotto di un determinato valore, in particolare se noi ci riferiamo a un parametro che viene sempre descritto nell'ecocardiogramma, che si chiama frazione di eiezione, ebbene, se questa frazione di eiezione è inferiore o uguale al 35%, il cuore ha un rischio aumentato di avere queste aritmie ventricolari. Questo si può verificare per cuori che si dilatano e vanno incontro a una insufficienza contrattile a causa di un infarto, o per patologie che si chiamano cardiomiopatie dilatative non ischemiche o idiopatiche. Ci sono dei soggetti geneticamente predisposti ad avere un cuore dilatato che ha una ridotta performance contrattile, oppure che hanno subito un'infezione miocardica che si chiama miocardite, che ha lasciato come esito delle cicatrici che poi determinano questa dilatazione del cuore. Esistono poi delle patologie aritmogene ereditarie, quindi genetiche, che costituiscono però una ridotta percentuale, ecco, di cause di morte improvvisa cardiaca, ma sono ugualmente importanti e hanno un impatto sociale notevole, perché riguardano soprattutto i giovani o anche i bambini a volte. Fanno più notizie, infatti, a volte i calciatori, ad esempio. Tra queste possiamo considerare la cardiomiopatia ipertrofica, una condizione in cui il muscolo cardiaco si ipertrofizza, quindi ispecisce le sue pareti in maniera sproporzionata, ed è una patologia genetica. La malattia aritmogena del ventricolo destro o del ventricolo sinistro, un tempo chiamata displasia aritmogena del ventricolo destro, oggi sappiamo che poi coinvolge anche il ventricolo sinistro, o delle cosiddette canalopatie, ovvero delle patologie genetiche legate a delle mutazioni di geni che codificano per dei canali ionici, che sono delle proteine che consentono il passaggio di ioni attraverso la membrana cellulare del miocardiocita e che influenzano l'attività elettrica del miocardio, e quindi, quando malfunzionanti, possono favorire alcune aritmie. In particolare abbiamo la sindrome di Brugada, di cui si parla tanto, e la malattia della sindrome del QT lungo, poi altre patologie un pochino più tecniche, più specifiche e meno frequenti. Queste sono le due canalopatie più importanti. Ecco, il defibrillatore è un dispositivo che è costituito da un generatore che contiene la batteria e i circuiti e il software, che è in grado di
appunto sorvegliare l'attività elettrica del paziente, di generare l'impulso elettrico, la defibrillazione in caso di necessità, e viene installato in genere al di sotto della clavicola sinistra, è collegato al cuore attraverso un elettrocatetere. Il defibrillatore in realtà può essere monocamerale, bicamerale o biventricolare a seconda delle necessità, però il catetere che eroga la terapia di defibrillazione è uno solo, è quello che viene posizionato in ventricolo destro. Per cui noi prendiamo, isoliamo una vena, una grossa vena, o la vena ascellare o la vena succlavia, che vengono punte mediante una tecnica molto semplice, per noi rutinaria. Attraverso questa vena riusciamo a portare gli elettrocateteri all'interno del cuore, in particolare l'elettrocatetere da defibrillazione all'interno del ventricolo destro, che è dotato di un coil, una spirale, che è in grado appunto di far erogare l'impulso elettrico, lo shock elettrico all'interno del ventricolo. Questo elettrocatetere è collegato a questo computerino che è situato qui al di sotto della clavicola, in genere sinistra, ma può essere posizionato anche in sede sottoclaveare destra. Questo catetere registra in continuo, battito battito, l'attività elettrica cardiaca. Nel momento in cui il computer, che ovviamente è programmato adeguatamente, rileva un'aritmia ventricolare minacciosa per la vita, quindi un'aritmia veramente importante, perché non interviene per aritmie meno importanti, ma aritmie che possono realmente far correre il rischio al paziente di un arresto cardiaco, attiva la terapia adeguata, che può essere o una raffica di impulsi, come dicevamo prima, il cosiddetto ATP, anti-tachicardia pacing, ovvero il defibrillatore cerca di stimolare a una frequenza più alta rispetto alla tachicardia del paziente e prova ad interromperla in questo modo, e questa è una terapia che noi chiamiamo pain free, senza dolore, perché il paziente avverte solo una palpitazione ma nessun dolore, perché non c'è uno shock elettrico. Se però l'aritmia del paziente è estremamente grave, veloce, una fibrillazione ventricolare, in genere viene erogato uno shock elettrico che il paziente, se è ancora cosciente, riesce a percepire in maniera chiara. L'indicazione all'impianto di un defibrillatore può avvenire in due grosse categorie di pazienti: in pazienti in prevenzione o profilassi secondaria e in pazienti in prevenzione o profilassi primaria. Che significa? Gli impianti di defibrillatore venivano effettuati essenzialmente in profilassi secondaria, ovvero in pazienti che erano stati fortunati in quanto erano sopravvissuti ad un arresto cardiaco da aritmia ventricolare che era stato rianimato o resuscitato. E tuttora l'indicazione in profilassi secondaria è un'indicazione che noi definiamo in classe 1, cioè è mandatoria. Il paziente, se ha avuto un arresto cardiaco in tachiaritmia ventricolare da cause non reversibili, è un soggetto a rischio di un secondo evento, cioè ha un rischio maggiore rispetto a un soggetto che non ha mai avuto eventi, e va protetto. Poi nel tempo ci si è chiesti, ma dato che la probabilità di sopravvivenza a un arresto cardiaco purtroppo non è elevata, perché dipende da tutta una serie di variabili, tra cui l'organizzazione del servizio di emergenza sul territorio, la disponibilità di un defibrillatore, il fatto che l'evento avvenga in presenza di qualcuno, perché se una persona vive da sola a casa potrebbe avere un arresto cardiaco e nessuno potrebbe soccorrerla. Da qui l'idea di provare a impiantare il defibrillatore automatico prima che ci sia un arresto cardiaco, e quindi profilassi primaria. Ipoteticamente tutti possiamo essere a rischio di un arresto cardiaco, ma non possiamo impiantare la popolazione generale. Per proteggere la popolazione generale va fatto un discorso diverso, di tipo sociale, sanità pubblica, ovvero formare le persone al soccorso, al primo soccorso e alla rianimazione cardiopolmonare, diffondere i defibrillatori automatici che sul territorio, che devono essere ben visualizzabili, ben esposti all'interno di colonnine specifiche che si chiamano totem, in genere in una piazza, in un centro commerciale, in un cinema, nelle scuole, formare il personale laico non sanitario alla rianimazione cardiopolmonare, che prevede appunto il cosiddetto BLS, il massaggio cardiaco, la respirazione bocca a bocca, e all'utilizzo del defibrillatore. Infatti oggi si parla di BLSD. Questo è quello che noi possiamo fare per proteggere la società. D'altro canto, però, possono esistere dei pazienti ad alto rischio di arresto cardiaco che necessitano un'attenzione maggiore. Per cui sono nati degli studi clinici, quelli che noi definiamo trials, in sottocategorie di pazienti che venivano ritenuti a maggior rischio di aritmie ventricolari, per valutare se in questi pazienti valeva la pena impiantare un defibrillatore a prescindere dal fatto che loro non avessero mai avuto un arresto cardiaco. Ebbene, si è visto che esistono alcune categorie di pazienti, ad esempio pazienti con un grave scompenso cardiaco che hanno una funzione contrattile del ventricolo sinistro molto bassa, oppure pazienti con
patologie genetiche come la cardiomiopatia ipertrofica o la sindrome di Brugada, che hanno delle caratteristiche particolari per i quali è possibile stratificare il rischio, ovvero noi inquadriamo bene il paziente, stabiliamo il suo livello di rischio. Se il livello di rischio delle aritmie ventricolari viene considerato elevato, il paziente viene protetto mediante un impianto di defibrillatore in profilassi primaria, quindi prima che abbia avuto un evento. E devo dirti che la gran parte degli impianti di defibrillatore che vengono effettuati in Italia, in Europa e nel mondo viene effettuato in profilassi primaria, proprio perché l'obiettivo è cercare di proteggere il più possibile il paziente prima ancora che si verifichi un primo evento, perché il primo evento aritmico può anche essere fatale. Ottimo, dottore, ma esistono dei defibrillatori di ultima generazione, magari senza fili, magari particolarmente innovativi? Allora, sì, ti ringrazio per la domanda. Il defibrillatore ha sempre necessità di un filo, ecco, diciamo così. Mentre esistono dei pacemaker senza fili definiti leadless, il defibrillatore di un catetere ne ha bisogno. Però esistono i defibrillatori classici, sono i cosiddetti defibrillatori transvenosi, ovvero il catetere attraverso una vena viene posizionato all'interno del ventricolo destro e poi viene collegato a questo dispositivo che viene posizionato, come abbiamo detto, in sede sottoclaveare sinistra. È stata sviluppata una tecnologia di un defibrillatore definito sottocutaneo, per cui questo elettrocatetere può essere posizionato sottocute, quindi lungo il profilo cardiaco e lungo il margine sinistro dello sterno, e viene collegato a un defibrillatore la cui tasca viene confezionata a livello del cavo ascellare. Quindi è un dispositivo totalmente, diciamo, esterno, non endocavitario, ma che attraverso una tecnologia particolare riesce comunque a rilevare l'evento aritmico cardiaco e a interromperlo attraverso un approccio di tipo transcutaneo. Questo tipo di dispositivo è particolarmente utile o in pazienti che hanno delle problematiche di accessi venosi, quindi delle anomalie anatomiche, o che hanno già avuto delle infezioni, delle problematiche a carico dell'accesso succlaveo o di una tasca sottoclaveare, oppure ad esempio in pazienti giovani, portatori di cardiopatie, patologie aritmogene ereditarie come la sindrome di Brugada, che quindi hanno necessità di movimentare bene gli arti, perché purtroppo la presenza di un defibrillatore in questa sede può limitare il movimento dell'arto, per i quali appunto questo tipo di tecnologia va a limitare meno la vita. Ringraziamo il dottor Matteo Santamaria, direttore dell'unità operativa complessa di aritmologia ed elettrofisiologia, per essere stato ospite con noi qui negli studi di Teleregione. Grazie dottore per averci dedicato tanto tempo ad analizzare e approfondire questi fondamentali argomenti. Grazie Antonio, grazie a voi. Amici, continuate a scriverci, noi vi aspettiamo la settimana prossima sempre su Teleregione, canale 17. Grazie.